no, non così tanti, per favore, gli autografi dopo. Comunque la cosa che mi fa tanto ridere è che nel lontano, quando facevo il quinto superiore, realizzai un make-up tutorial e il video praticamente iniziava così. Ho da darvi una notizia, beh, per me, bellissima! Sono diplomata! Sono diplomata! Sì! Quindi questo video io voglio farlo iniziare come... Mi sto per laureare! Allora, in primis non mi va di asciugare i capelli e in secondis non vi spaventate per le mie condizioni senza make-up, anche se comunque un po' siete abituati a vedermi su Instagram nelle stories. Inizio applicando questa base di Clinique, che è un primer che serve per andare ad opacizzare un pochino la pelle e quindi riempire un po' i pori. Il primer non va utilizzato sempre, ma va utilizzato quando avete qualche occasione importante o qualcos'altro, perché comunque, essendo con un po' di silicone dentro, andrebbe a crearvi molte imperfezioni sulla pelle, quindi usatelo con cautela. Dopodiché utilizzo questo prodotto qui che è nuovo ed è praticamente un illuminante anti occhiaie. Ultimamente sto cercando di sforzarmi un pochino nell'utilizzare prodotti un po' più, diciamo, curativi, anche perché gli anni passano anche per me. Quindi lo applico sotto le occhiaie. E la cosa bella di questo prodotto è che l'erogatore è in metallo ed è freddo, quindi va veramente a stimolare la circolazione. Comunque non è che sono tanto abituata a fare dei make-up tutorial. La decisione che ho preso per poter fare questo è perché, vabbè, oltre che me l'avete chiesto in tantissime, veramente, in tante, 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 ogni volta che pubblicavo una storia, Gloria, faccio il make-up tutorial, ma fino ad adesso non avevo a disposizione la mia luce e quindi non... Comunque, dicevo che ho deciso di fare questo make-up tutorial proprio perché è da tanto che non parlo un pochino con voi in modo un po' così. Non avevo voglia di asciugare i capelli e allora ho detto vabbè, dai, uniamo un pochino il tutto e cambiamo almeno per questa settimana tipologia di video e poi spero di esservi utile. Applico il fondotinta. Il fondotinta che uso io è questo qui di Collistar, che mi piace tantissimo, sia perché ha la SPF 15, quindi ha una protezione solare, e poi è double. Sapete quanto a me piacciono le cose versatili? Infatti sul tappino anche il correttore. Ok, sul tappino ha anche il correttore, quindi. Poi mi sono resa conto che di solito realizzo dei make-up tutorial quando succede qualcosa di bello, e in questo caso la cosa bella che è successa è che ho finito gli esami e il 19 ottobre mi laureo. Aspettate, aspettate, è vero? Sì, è vero? Non ci credo ancora. Lo applico con un pennello così. Io ancora comunque non ci credo, infatti sono un pochino tipo, ma proprio io mi laureo? È strano, è troppo strano, non mi ero mai trovata in una situazione del genere. Considerate che ancora devo scegliere il vestito per la mia laurea. Siccome me lo chiedete sempre in tantissime, ho fatto anche un video su IGTV in cui vi spiego bene quello che faccio, quello che non faccio. Io studio ingegneria dell'informazione, studiavo e adesso sto frequentando la magistrale di management engineering, quindi gestionale, e mi piace tantissimo, però sto prendendo la triennale in ingegneria dell'informazione, che sarebbe informatica, elettronica e telecomunicazioni, tutto accorpato. Sempre con lo stesso pennello prendo il correttore dal tappino sotto e lo applico dove ho un po' di imperfezioni, quindi qui, e lo spalmo per bene. Mi piace anche applicarlo sulla palpebra in modo che faccia da base e vada ad uniformare tutta la palpebra. Comunque la mia idea di vestito di laurea è un tailleur, anche se vorrei trovare qualcosa di un pochino più particolare, perché non vorrei che, cioè, comunque tutte comprano il tailleur per la laurea. E io utilizzo questa matita qui di Prestige e vado semplicemente a
riempirle un po'. Allora, io ho le sopracciglia abbastanza uguali, senza matita. Nel momento in cui vado ad utilizzare la matita, diventano diverse. Vado ad applicare la mia solita cipria, che è della Deborah Con. Potete usare una qualsiasi cipria che voi avete. Di solito il mio make-up occhi è sempre lo stesso, quello che va a cambiare poi è il rossetto. E si basa su due pennelli principalmente, anti make-up. Questo qui che serve per sfumare è questo qui che ha una parte angolata e una parte più cicciotta. E praticamente li ho presi entrambi dei cinesi. Sono ottimi, ce li ho da tanto. Durano. Questo per dirvi che come sempre non c'è bisogno di spendere un capitale mega per poter ottenere il risultato desiderato. Comunque vado ad utilizzare questo Tris qui di Smashbox, che è molto carino ed un po' distrutto perché l'ho usato tanto, che ha due tonalità di marroni e una più chiara, ma voi ovviamente potete utilizzare la tonalità di marrone che vi aggrada di più. E con il pennello più cicciotto, dopo aver prelevato un pochino di colore, vado a delineare la piega dell'occhio. Lo applico nella piega dell'occhio così, con il pennello bello ciccione che già fa tutto lui, praticamente non devo fare nient'altro. Come vedete già da subito la differenza tra un occhio e l'altro. Questo sembra molto più tirato, molto più allungato, con un semplice pennello e un semplice ombretto. E infatti io amo sempre allungare il make up dell'occhio verso l'esterno, proprio perché dà quell'effetto cat eye. Premetto che comunque questo make up è veramente tanto facile. Se ora vedete che il video sarà un po' lungo, è perché mi perdo a chiacchiere, come potete benissimo notare. Prendendo la tonalità più scura di marrone, quindi proprio è una tonalità di marrone molto fredda, vado a scurire ancora un po' la piega dell'occhio, perché questo qui è il colore che va, diciamo, di transizione. Vado e scurisco ancora un po', vado a dare ancora un po' di definizione alla piega dell'occhio col colore più scuro. Sempre col marrone più scuro vado a delineare anche la palpebra sotto. Ora dalla mia amata palette di Essence, veramente amatissima, che è consumatissima ma a Lecce o l'altra, che è questa qui, si chiama la V In Love With The Rose, e ve la consiglio, costa 5 euro ma è fantastica. Tutta, vedete, c'è, cioè, strausata, proprio per farvi capire che la uso tantissimo. Prendo il rosa, questo qui, e praticamente lo uso per andare a scaldare il make-up. Infatti lo uso per scaldare qui questa parte, come potete vedere subito ha un pochino più di peach, di pesca. Mi piace tanto fare questa cosa perché trovo che con la mia tonalità di occhi questo rosa faccia risaltare effettivamente il colore. Ok, dopo aver creato questa sfumatura sul mio occhio, quello che faccio è di prendere questo trio di Bella Oggi, che io mi trovo benissimo, è la tonalità di blush, come potete vedere, finita perfetta per me. E praticamente questo qui è l'illuminante che uso, che prendo proprio con il dito, lo prendo così col dito e lo passo sotto l'arcata sopraccigliare per andare ad illuminare. E quindi vedete, cioè va ad illuminare tantissimo, e sempre col dito lo vado a passare anche qui. Ora ho imparato a metterlo anche qui, che mi rende super glowy. Un po' troppo, dai. E poi qui sopra il labbro. I'm so glowy. Forse dovrei metterlo anche qui. Proviamo. Un po', dai, può bastare. Ma il make up occhi non finisce qui. Con il pennellino angolato che vi ho fatto vedere prima, sempre dalla palettina di Essence, vado a prelevare i due colori più scuri. No, vabbè, mi mancava troppo fare un video tutorial, ve lo giuro. Cioè, è troppo figo. Anche perché qui posso dirvi un po'. E quindi vado a delineare sia la rima inferiore, quindi in questo modo, proprio lo passo sotto la rima inferiore, come vedete vado a dare ancora più definizione. E la stessa cosa faccio dall'altra parte, ma vado anche dalla sedia comunque. Non vorrei dire. E ora dobbiamo andare a delineare anche la rima superiore del mio occhio. Sempre allo stesso modo, stesso pennellino angolato e stesso ombretto.
come se fosse un eyeliner, come se fosse un eyeliner, vado a delinearlo, come se fosse semplicemente... Come mascara vado ad utilizzare questo qui di MAC, che io ho finito, ho amato ed è super secco, infatti devo cercare di prelevarne un po' e devo andare urgentemente a comprarne un altro. E da questo scovolino qui, che se mettesse a fuoco sarebbe anche una cosa abbastanza gradita, è fantastico, è fantastico, non riesco ad aggiungere altre parole. E vado a metterlo e a pettinare bene bene le mie ciglia. Comunque io ora, dopo aver applicato il mascara, direi che sia anche arrivato il momento di applicare un po' di blush e di ritornare umana e sana. Quindi utilizzo il trio che vi ho fatto vedere prima, prendendo un po' di terra con un pennellino angolato e andando a scaldare il mio incarnato, e magari utilizzando uno specchio, perché altrimenti in videocamera una cosa poi non la dico. Quindi vado a fare il solito tray che si usa, insomma. Non vado a fare contouring perché secondo me, io essendo molto magra già di mio, se andassi a fare contouring scomparire del tutto, e quindi se voi avete bisogno di farlo, fatelo, insomma. Vado a prendere il blush e amo questo blush perché secondo me è anche allo stesso tempo illuminante. Come potete vedere, subito va ad illuminare il mio incarnato, proprio perché è perlescente, cioè ha delle... Comunque, visto che questo video probabilmente si intitolerà il mio make up per la laurea, vi dico anche di cosa riguarda, cosa tratta la mia tesi, che secondo me è un argomento molto interessante e utile, e che deve essere appunto oggetto di... sta piovendo fortissimo, fortissimo. Deve essere anche oggetto di divulgazione. La mia tesi si basa sugli electroceuticals. Allora, innanzitutto vi dico che cosa sto facendo sulle labbra. Vado ad utilizzare questa matita della Essence minuscola, usata tantissimo, che è la 09 Going Steady, che è un color carne fantastico, e sto andando a realizzare un make-up sulle labbra sul rosa, proprio per rimanere in tema. Ma voi potete applicare qualsiasi altro colore, perché secondo me questo make-up si sposa bene con il rosso. Come potete vedere, questi sono i rossi, e si sposa benissimo con il rosa, insomma, con tutte le tonalità che preferite. Comunque, dicevo che l'ho fatta sugli electroceuticals. L'electroceuticals è un termine che deriva dall'unione di elettronica, appunto, e farmaci, ed è una nuova frontiera della farmaceutica, dove i farmaci non verranno più somministrati per via orale, ma verranno proprio controllati dall'esterno. Sto spingendo molto in generale, se volete approfondire poi basta scrivere electroceuticals e vi darà veramente ogni tipo di informazione, e secondo me è un ambito che merita veramente di essere approfondito. Ho sbagliato. Applicare questo rossetto veramente molto bello, che è di Essence, sempre il numero 16, i rossetti di Essence sono carinissimi, e si chiama I Am Yours, e trovo che sia super luminoso, ma che si abbini tantissimo proprio bello. E niente, Glow Family, spero che questo make up vi sia piaciuto, e scusate se oggi in questo video sono stata un pochino meno me stessa, cioè meno esuberante. Voi sapete quanto io sia casinara, però non lo so, oggi mi sento particolarmente tranquilla, quindi volevo fare un video che fosse rilassante anche per voi, e spero che effettivamente sia stato rilassante per voi e che soprattutto vi sia utile e che abbia soddisfatto la vostra richiesta. Fatemi sapere inoltre se secondo voi può essere questo un make up adatto alla mia laurea e che cosa cambiereste, oppure fatemi sapere se lo riproducete, come sempre io sono curiosa di vedere che cosa combinate voi, insomma. E niente, Glow Family, io vi mando un bacione grande grande, ci vediamo al prossimo video, e se vi va seguitemi sempre sui social, non iscrivetevi a questo canale, comunque sono una brutta persona, non mettete nemmeno like, scherzo, amatemi, ciao.